Gamescom 2017, perché sì, siamo ottobre, novembre, quando cazzo siamo, e noi parliamo della Gamescom che è successa ad agosto. Perché siamo sempre sul pezzo, perché Zeriel, sempre sul pezzo. Perché stiamo anche a parlare della Gamescom anche se è passata da mesi? Perché comunque la Gamescom è stato un punto importante, un tassello fondamentale per la storia di Insidia. Poco prima del lancio dell'open beta, quando eravamo proprio sul momento più cruciale, perché stavamo per lanciare sul mercato quello che è stato il lavoro nostro di un anno, e quindi non sapevamo se sarebbe piaciuto, se il pubblico l'avrebbe acclamato oppure non l'avrebbe considerato, come poi ovviamente succede sempre. Poche settimane dal lancio del gioco abbiamo deciso di andare a presentare in anteprima la nostra Insidia alla Gamescom di Colonia, ovvero l'evento videoludico più importante di tutta Europa. Cosa abbiamo fatto per prepararci al meglio per questo evento? Abbiamo deciso di realizzare uno stand che potesse essere un pochino a tema con il post apocalittico, che è l'ambientazione del nostro gioco. Faremo anche un video che parleremo dell'ambientazione del gioco, ma non è questo il momento. E siccome siamo senza soldi, perché siamo poveri, siamo andati in discarica e abbiamo tipo cercato copertoni di automobili, vecchi sedili di auto, e alla fine siamo riusciti a mettere insieme, con l'aiuto anche di due scenografi, uno stand comunque molto molto carino. Dicevo, con questi sedili anche molto comodi, tanto che molta gente che li provava dopo aver giocato al nostro gioco diceva: ma cavolo, comode le vostre poltrone, molto meglio delle poltrone da gamer. E noi: vai in discarica e te ne procuri a gratis. Una volta appunto realizzato il nostro stand, mi ha detto: cosa potrebbe attirare il pubblico? Cosa potrebbe far sì che l'attenzione in questa fiera così grande verga sul nostro piccolo e buio stand? Le tette. E di conseguenza abbiamo deciso di investire i nostri ultimi risparmi per la realizzazione di un cosplay di uno dei nostri personaggi, e nella fattispecie nel personaggio di Trauma, perché era l'unico personaggio femminile che avevamo. Cioè, abbiamo anche Naima, però è tutta coperta, invece Trauma si vedono. E quindi abbiamo contattato i Piece of Cake Cosplay, che hanno realizzato una cosa fighissima, cioè hanno fatto tutto il cosplay, il vestito, l'armatura del nostro personaggio, compresa dell'arma, che è qualcosa di fantastico da toccare con mano. Perché sì, cioè, dovete sapere che per un concept artist è già una grandissima figata realizzare dei disegni che poi prendono vita all'interno del videogioco, no? Ed è ancora più figo poter vedere quello che hai realizzato prendere vita nel mondo reale, toccare con mano quello che hai disegnato. È una sensazione bella, proprio bella. Bene, avevamo lo stand, avevamo il bellissimo cosplay, ci mancava la cosplayer che avrebbe dovuto indossare il nostro costume. E quindi abbiamo chiesto, giusto per fare le cose tutto in famiglia, abbiamo chiesto a Judy Chen, Sweet Cosplay, abbiamo chiesto a Judy, abbiamo chiesto alla mia ragazza, senza mezze, che ci costava poco, non ci costava niente, di farci il favore di indossare lei il costume, si è prestata a fare la cosplayer di Trauma. E quindi di andare appunto di diritto a Colonia a rappresentare il gioco. E a Colonia ci sono andato pure io, ma non come art director del gioco, non come colui che ha curato la direzione artistica del gioco, ma come mero aggiustatette della cosplayer. E sono riuscito appunto a guadagnarmi il posto a Colonia come colui che monta la cosplayer. Cioè, no, non in quel senso, cioè che le monta il costume, cioè anche quello, ma l'aiutavo a vestirsi, ok? Perché comunque tutto zambaradama di roba che c'è addosso, qualcuno doveva aiutarla ad allacciarla. La Gamescom è una fiera spettacolare, io non avevo mai visto nulla di simile in Italia. Ha questi stand mega galattici, pieni di luci colorate, neon, sembra di essere un po' una Las Vegas dei videogiochi, qualcosa di pazzesco. E sono stato davvero felice di essere lì a rappresentare il nostro gioco, sì, anche se non come art director, ma come aggiustatette, ma questo è un altro discorso. E vorrei far vedere anche a voi qualcosa di quello che è stata la Gamescom, quindi vai col video.
Tornando un attimo a Insidia, com'è andata la presentazione del gioco in anteprima? È andata bene, è andata bene, siamo stati davvero felici. Si è creata anche subito una piccola community di giocatori tedeschi, proprio accaniti, che hanno giocato, che gli è piaciuto, che sono tornati per giocare, che hanno addirittura aperto una community su Discord. Cioè, infatti il canale Discord di Insidia non è stato aperto dal nostro studio, noi lo supportiamo e basta, è stato aperto appunto dalla community tedesca che ha creduto nel nostro gioco fin da subito. Ma sì, pensa che io quando mi ero preparato le frasi da dire allo stand, cioè di quelli internazionali, capiscono tutti, ed erano tipo, per mandare via le persone, Raus e 999. E comunque, per concludere, siccome la Gamescom finiva sabato e noi, per risparmiare il mio aereo, stava di domenica sera, ne ho approfittato nella giornata di domenica per farmi un bel giretto in giro per Colonia. Tra l'altro Colonia è una magnifica città, davvero molto carina, mi è piaciuta tantissimo. E nulla, quindi per salutarvi, vai con le carrellate della nostra simpatica cittarella in giro per Colonia. Oh oh! E ricordatevi di scaricare il gioco su Steam, è gratis. Ma che cazzo ce li aveva le tette, sto coso? Porca vacca.